Buonasera a tutti. Allora, un breve aggiornamento sul guadagno online. Mi sono tuffato proprio dalla testa ai piedi in questo nuovo mondo e mi piacerebbe sapere anche la vostra, se usate Binance, Coinbase, Toro, Crypto.com, quale piattaforma usate voi per investire o per giocare a investire, perché ci sono alcune che uno può anche tra virgolette giocare con le cripto che ti regalano i siti. E dunque, e poi ci sono anche le NFT. Faccio così, faccio vedere queste carte, non sono NFT queste, però le NFT sono come delle carte gioco rare. Che ho scoperto che uno può anche crearle e rimetterle sul mercato. E sto guardando appunto dei video, perché prima di fare dei video io guardo prima gli altri cosa sento un po' qual è il sito migliore, qual è. Infatti così ho scelto Coinbase e per fortuna per ora mi trovo bene, non mi sono sbagliato. Se volete poi vi lascio il link qua sotto di Coinbase e avremo un bonus se andate a visitarlo e iscrivervi. Logicamente dovete mettere tutti i dati, chiedere la fotocopia, cioè la foto della carta d'identità. Però la cosa bella è che facendo dei quiz su dei video che vi fanno guardare ricevete le prime criptovalute, potete giocare tra virgolette con i soldi che vi regalano loro, sempre in dollari, a fare gli spostamenti, no? Da Bitcoin a Ethereum a una cripto che vi piace, la fate. Altro, a parte se volete sapere appunto cosa vi piace, oltre iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, condividete il video. NFT, sto cercando appunto anche di entrare in questo mondo qua degli NFT su crypto.com. Ripeto, si possono creare gratuitamente e rimetterle sul sito a venderle. Però voglio capire se qualcuno di voi l'ha già fatto e dicono tutto gratis, ma già per aprire un conto su un profilo su crypto.com comunque devi versare, perché se ho capito bene non puoi fare nulla se no. Ed è sono 89 euro. Quasi 100 dollari loro. Però, appunto, se qualcuno sa qualcosa, me lo scriva qua sotto. Aggiornamento su Step, sono arrivato quasi, quasi ai 45 ING, che si può, è il minimo che si può trasferire su Yang Platform, e sono quasi 10 euro, e si possono anche lì iniziare a, sempre, tra virgolette, a giocare con le cripto. Nel momento in cui magari azzeccate quella che vi piace il disegno, per dire, perché all'inizio come me non ci capite niente, però magari c'è il disegnino che vi piace, cioè io mi butto su quella. In quel momento lì, con la cripto magari vale 0,20 centesimi l'una, voi usate tutti i 9 euro che vi danno lì. Quindi ne comprate abbastanza, perché con 20 centesimi a cripto ne prendete abbastanza. E una sera si sveglia Elon Musk o Zuckerberg o Montenegro o Fedez, chiunque di quelli che famosi, diciamo, e dice: ah, io alle 23:59 dichiara che magari lui compra 1 milione di quelle cripto, perché appunto costano 0,20 centesimi. Tu ti svegli il giorno dopo, vai a controllare, fai l'aggiornamento sulle cripto che hai e scopri che quella cripto lì è sparata da 0,20 centesimi magari a 10 euro a cripto. Esempio, eh. Anche lì, logicamente, questo non è un video per invitarvi a investire, io non sono un consulente finanziario, vi racconto solo la mia esperienza che sto provando perché ho visto che c'è un mondo dietro e molti ne stanno parlando. Anche di Step pensavo di essere l'unico, ma invece ho visto che
parecchi che stanno parlando di step. Comunque io vi metto di nuovo il link a Coinbase, il link a Step e i link di affiliazione di Amazon. Se volete provare 30 giorni Amazon Music, trovate il link qua sotto. Se volete provare Amazon Prime per non pagare la consegna, mi sembra non so quanti giorni di prova, un mese di prova. E poi con 30 euro all'anno vi potete abbonare ad Amazon Prime e avrete le consegne gratuite, non pagate la consegna. Ormai Amazon consegna di tutto, anche da mangiare, quindi. Poi c'è Amazon Prime Video, che avete, mi sembra, 7 giorni di prova, trovate sempre il link qua sotto. Amazon Kindle. Amazon Kindle, che sono i libri di Amazon, vieni qua. E potete anche trovare le favole per i bambini su Amazon Kindle. E poi logicamente trovate tutti i miei social linkati qua sotto: Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, chi più ne ha più ne metta, forse anche mettiamo TikTok. Il link diretto per andare su TikTok, Tik e Tok. Quindi fateci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se avete provato anche voi questi NFT o le cripto, quale sito usate. Registratevi al canale, lasciate un bel mi piace per l'algoritmo di YouTube, che adesso sembra che i video vadano in base ai mi piace. Condividete i video e niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, andiamo a mangiare, ciao.